Intanto abbiamo in collegamento telefonico proprio il leader della Lega Matteo Salvini, è così? Senatore, c'è? Buonasera. Buonasera a lei. Allora, la squadra è pronta. Lei qualche perplessità, diciamo, sulla discontinuità l'aveva espressa, ma riuscirete in qualche modo a guidare il paese in un momento così delicato, mettendo da parte i personalismi del partito, insomma? L'abbiamo già fatto entrando al governo. Sarebbe stato più comodo stare fuori, dire no, puntare il ditino, aspettare un errore e dire che l'avevamo detto. Non mi sembra che sia un momento che permette e prevede che l'interesse di partito, l'egoismo di partito prevalga sull'interesse del paese. Faccio un esempio: noi non avevamo chiesto nomi al professor Draghi, avevo suggerito che introducesse due ministeri importanti, a prescindere da chi li avesse guidati, come un ministero dedicato alle persone disabili, ministero che fosse un unico riferimento per i 6 milioni di disabili italiani, non vedenti, non udenti, autistici, psichiatrici, disabili fisici, invalidi civili. L'ha accolto e ci ha dato come Lega la responsabilità di gestirlo, così come ha accolto la nostra proposta di dedicare al turismo il ministero ad hoc con possibilità di spesa. Il turismo è il 13% della ricchezza prodotta in Italia, sono milioni di lavoratori, tantissime famiglie, alberghi, spiagge, turismo invernale, su cui peraltro ancora in queste ore c'è incertezza da parte del ministro Speranza, che è una di quelle riconferme che hanno lasciato un po' stupiti gli italiani e anche me, devo dire, perché a poche ore dalla riapertura in sicurezza, con un terzo della capienza degli impianti di sci in Lombardia e in Piemonte, pare che al ministero qualcuno ci stia ripensando, ma gli italiani sono stupi di avere 24 ore di preavviso alla Conte, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Però essere dentro la stanza dove si decide è meglio che non essere fuori. Questo sicuramente. Direttore. No, io volevo chiedere al senatore Salvini, ho letto un'agenzia dove dice che lei domani per festeggiare San Valentino farà una prima riunione operativa dei ministri della Lega. Come vi coordinerete? Magari ho rovinato il San Valentino a qualcuno, mi scuso con le mogli e con i mariti, però non c'è tempo da perdere. Perso da troppo di tempo in queste settimane. Quale sarà la prima cosa che chiederà di portare in Consiglio dei Ministri? No, ma innanzitutto sono tre ministeri importanti. Lo sviluppo economico significa le imprese, significa i ristori, significa l'Ilva, significa l'Alitalia, significa gli artigiani, significa il motore di questo paese. E poi, come dicevo, il turismo e la disabilità. Vogliamo vedere, ad esempio, perché non sono stati dati decine di miliardi promessi nei mesi scorsi dal governo Conte e non sono ancora arrivate alle famiglie e alle imprese che stavano aspettando. E poi vogliamo organizzare la squadra. Vogliamo prepararci perché, per quello che ci riguarda, la settimana prossima le priorità sono tre: salute, lavoro e scuola. Salute, lavoro e scuola. E anche laddove il ministro non è indicato dalla Lega, vogliamo aiutare, vogliamo capire, vogliamo proporre, vogliamo stimolare. Vi faccio un esempio, la riconferma al Ministero degli Interni di Luciana Lamorgese, ovviamente dal nostro punto di vista prevede, impone, obbliga a un cambio di passo. Non si può viaggiare alla velocità dell'ultimo anno e mezzo, occorre recuperare stimoli, e occorre difendere l'Italia e gli italiani. Grazie senatore, le auguro buon lavoro. Grazie, un abbraccio e lunga vita al TG2 Post. Grazie, speriamo bene.